Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La manifestazione del Signore illumina i nostri cuori, illumina la Chiesa e l'umanità. Lasciamoci condurre dal Signore al pentimento umile dei nostri peccati per avere la grazia della Sua misericordia che rinsaldi i nostri passi nel cammino ecclesiale e in quello che condividiamo con l'umanità verso il regno che si manifesta nella bontà divina. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria.
Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo, o Dio, che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi che già ti abbiamo conosciuto per la fede a contemplare la bellezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterai e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invadirà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Se delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offoni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Io
libererò il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Restiamo in piedi per ascoltare l'annuncio del giorno di Pasqua. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà su di noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 4 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 17 febbraio, l'ascensione del Signore, il 16 maggio, la Pentecoste, il 23 maggio, la prima domenica di Avvento, il 28 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Si presenti il candidato al Ministero del Lettorato, Alberto Orsini, della parrocchia di Santa Francesca Saverio Cabrini, in Lodi. L'Evangelista Matteo, come abbiamo sentito, dà notizia di alcuni magi in cerca del vero re. Nel cammino li precede la stella che talora si nasconde, rimanendo decisiva, tuttavia, per giungere all'incontro. La sua luce rende possibile il discernimento tra le informazioni a riguardo di questo re. La Chiesa, come abbiamo sentito, ha scelto ancora Isaia in questa solennità per insegnarci che la fede è luce.
è dono di Dio e risposta umana, non dimentichiamolo mai. Non dimentichiamolo prima di asserire di avere poca fede o di non averla affatto. Chiediamoci quale risposta abbiamo dato agli appelli che la fede ci rivolge. La fede è capace di cambiare la vita e di rafforzarla fino al compimento, se incontra risposte libere, pur deboli, risposte di mente e di cuore che si incarnano nelle scelte esistenziali. Non basta una di queste componenti, vanno tutte coinvolte, benché in progressione, nei termini appunto di un cammino come quello dei Magi. Che questi sapienti siano più d'uno ribadisce poi la necessità della condivisione nell'accoglienza e nella risposta da dare alla fede. Gli altri non sono mai un intralcio, nonostante la comune debolezza, bensì un sostegno nella perseveranza verso la meta che è pure comune. Alzati, rivestiti di luce. È l'invito del bambino di Betlemme ed è profezia di quella luce pasquale che poco fa nel canto è stata annunziata. Noi cerchiamo la luce, ma in realtà prima ancora è la stessa luce che viene a noi ed è questa luce che ci mette in cammino. Il successo dei Magi nella storia della spiritualità cristiana, divenuti in seguito anch'essi dei re, è dovuto alla sintonia innata che la luce e il cammino incontrano nella coscienza dell'umanità. Storia, tradizione, devozione ne hanno indagato le origini, andando in Mesopotamia, in Persia e in Siria. Sublimi sono, li ricorderete molti di voi, i mosaici nella Basilica della Natività di Betlemme. I loro abiti tipici fermarono gli invasori intenzionati a distruggerli perché vi riconobbero i propri avi, oppure quelli pure mirabili che possiamo ammirare a Ravenna in Sant'Apollinare, risalgono al VI secolo, il loro berretto li indicherebbe come provenienti dalla Frigia, ma evidentemente, ovviamente, è il loro messaggio che conta. E i Magi, questi sapienti, dicono che potere e sapienza umani, sui quali il mondo antico ha fondato se stesso, non sanno rispondere all'ineludibile domanda su chi abbia realmente in mano le sorti del mondo. Adorano il bambino da veri sapienti e professano che è il Re eterno, è il Dio incarnato nella povertà che apre alla divina ricchezza. E così ci consegnano il messaggio natalizio per ciascuno: diventare evangelicamente come i bambini è l'unica possibilità per entrare nel regno che il Figlio, vero Dio e per opera dello Spirito Santo, vero uomo, ha inaugurato per tutti i popoli con la grazia della fede. Questa prospettiva è capace di novità in ogni tempo, compreso quello della... al di là di ogni previsione, a dire la sua crudezza, ma che non ci fermerà. L'indispensabile prudenza non può infatti bloccare il lavoro, la scuola, la pastorale, mentre ci dedichiamo con ogni responsabile cura a malati e anziani, avendo a cuore in particolare le giovani generazioni, le quali sono immerse in una sorta di sospetto verso l'altro e tutto ciò che non è noto, ritenuti
una possibile fonte di contagio. L'imprevedibile ci ha costretti a chiuderci in casa. Lo esige il senso di umanità e di fede, nel quale dobbiamo distinguerci, ma per questi stessi motivi siamo chiamati ad educare comunque al valore che ogni persona, conosciuta o sconosciuta, rappresenta, perché ogni persona ci fa risalire al totalmente altro che ci interpella, perché ci ama e vuole condurre tutta l'umanità a sé nell'amore. Egli ci attende nella universale fraternità stabilita dal Natale. Cari fratelli e sorelle, gli altri non sono mai un pericolo, ma una risorsa. La prudenza odierna nei loro confronti è finalizzata a riaverli come compagni di viaggio al più presto. Il Dio incarnato ben conosce le tremende sofferenze che il mistero dell'iniquità accumula, ma proprio in questa debolezza sa manifestare la potenza del Dio con noi, che suscita uomini e donne umili, capaci di scrutare oltre ogni confine la luce che rialza e che appaga in pienezza. Nell'itinerario natalizio che abbiamo compiuto mancava l'appello alla testimonianza. Ci è offerto questa sera, anche grazie ad Alberto, giovane seminarista, che istituirò tra poco nuovo lettore. Caro Alberto, riceverai il Vangelo e Paolo nella seconda lettura lo ha definito eredità e promessa divina per tutti i popoli della terra. A titolo nuovo, specie tra i giovani, potrai contribuire a far brillare la stella della fede, che entrerà di nuovo, grazie a tutti noi, negli ospedali, nelle case di cura, nelle famiglie, in ogni ambito della società, ad annunciare che il silenzio di Dio, con la stella che talora scompare, non è da temere, perché la parola si è fatta carne irrevocabilmente. È forse metodologia divina quella di correggere col nascondimento da parte di Dio le indebite utopie alle quali talora apriamo il cuore, o lo scetticismo, per rincuorarci che si tratta invece di verità e di vita. Colui che è nato è verità e vita, e noi conosciamo bene la via a questa verità e a questa vita. La vera fede è sempre dialogo con Dio e con tutti i suoi figli. Se pensiamo di aver afferrato esaustivamente la fede per la nostra vita, siamo noi i primi ad umiliarla, declassandola a nostra conquista, mentre la fede risplende solo se rimane dono, come è dono il Natale, nell'incontro tra umano e divino, in perennità d'amore. Lo ribadirà, cari fratelli e sorelle, il Sinodo 14 della Chiesa di Lodi, verso il quale tendiamo intensificando la nostra fraterna preghiera. Amen.
Figlio carissimo, Dio nostro Padre ha rivelato il mistero della nostra salvezza e lo ha portato a compimento per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo fatto uomo, il quale, dopo averci detto e dato tutto, ha trasmesso alla sua Chiesa il compito di annunziare il Vangelo ad ogni creatura. E ora tu, che diventi lettore, cioè annunziatore della parola di Dio, sei chiamato a collaborare a questo impegno primario nella Chiesa e perciò sei investito di un particolare ufficio che ti mette a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella parola di Dio. Proclamerai la parola di Dio nell'assemblea liturgica, educherai alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderai a ricevere degnamente i sacramenti, porterai l'annunzio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono. Attraverso questa via e con la tua collaborazione, molti potranno giungere alla conoscenza del Padre e del suo Figlio Gesù Cristo, che Egli ha mandato, e così ottenere la vita eterna. È quindi necessario che mentre annunzi agli altri la parola di Dio, tu sappia accoglierla in te stesso con piena docilità allo Spirito Santo. Medita la parola di Dio ogni giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e penetrante, ma soprattutto rendi testimonianza con la tua vita al nostro Salvatore Gesù Cristo. E ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questo nostro fratello scelto per il ministero di lettore. Nel fedele compimento del suo ufficio, egli annunzi il Cristo e dia gloria al Padre che è nei cieli. O Dio, fonte di ogni bontà e di ogni luce, che hai mandato il tuo Figlio, parola di vita, per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore, benedici questo tuo Figlio, eletto al ministero di lettore, fa che nella meditazione assidua della tua parola ne sia intimamente illuminato, per diventarne fedele annunciatore ai fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Alberto, ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Oggi in Gesù Salvatore sono benedetti tutti i popoli della terra. Noi che abbiamo avuto il dono di essere partecipi di questa grazia, ci rendiamo interpreti dell'attesa universale di salvezza. Illumina tutti i popoli, o Signore. Illumina tutti i popoli, o Signore. Per le giovani chiese e per quelle di antica tradizione, crescano insieme e si aiutino come chiese sorelle nel comune impegno di suscitare nuovi discepoli del Vangelo. Preghiamo. Illumina tutti i popoli, Signore. Per i pastori del popolo di Dio e i loro collaboratori, a imitazione della Vergine Madre, annuncino ai vicini e ai lontani Cristo, vera luce del mondo. Preghiamo. Illumina tutti i popoli, Signore. Per i missionari, condividendo le fatiche, i dolori e le speranze delle persone a cui sono inviati, siano limpidi testimoni della misericordia del Padre. Preghiamo. Illumina tutti i popoli, Signore. Per il seminarista Alberto, istituito lettore, la parola di Dio che è chiamato ad annunciare diventi sempre più come lampada che illumina i passi nel cammino della sua vita. Preghiamo. Illumina tutti i popoli, Signore. Signore Gesù, Re della Gloria, esaudisci la preghiera degli uomini e delle donne di buona volontà, che si eleva da ogni parte della terra, e fa che tutti i popoli, sotto la guida dello Spirito Santo, vengano a te, raggianti della tua luce. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Abbiamo preso.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dal mio omaggio questo sacrificio, la gloria del suo nome, perché il nostro Dio sia. Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo, Signore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza, e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, una beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Bassiano e Alberto e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
Preghiamo. La Tua luce, o Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi. Per Cristo nostro Signore. Insieme a voi tutti fedeli che ringrazio per questa partecipazione molto intensa, presento gli auguri ad Alberto e lo saluto insieme alla sua famiglia, alla parrocchia di origine, alla parrocchia dove sta svolgendo il suo servizio festivo e anche ovviamente alla comunità del seminario, i seminaristi e tutti i formatori. E auguro a tutti buon anno, dando appuntamento al Natale dei Lodigiani, che è la festa del nostro patrono San Bassiano. Quest'anno a celebrare il giorno 19, mentre nella veglia ci riuniremo per una tappa significativa verso il Sinodo diocesano, e nel suo giorno sarà il Vescovo Emerito Giuseppe, che ricorda 50 anni di ordinazione sacerdotale. Portate a tutti il ricordo sicuro nella preghiera, specialmente questo ricordo è per tutti i sofferenti e sempre per i bambini, i ragazzi e i giovani che non sanno quando andranno a scuola. Adesso pare che si sappia, ma siamo sempre tutti nell'incertezza, ma l'incertezza non tolga a nessuno la gioia, la serenità e l'impegno. Con la benedizione del Signore, che otteniamo per intercessione di Maria, di San Giuseppe e del nostro San Bassiano. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Dio, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di noi la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i nostri cuori. Amen. A noi che seguiamo con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce che splende nelle tenebre, conceda il Signore di essere luce per i fratelli. Come i santi magi guidati dalla stella al termine del nostro pellegrinaggio terreno, ci conceda il Signore di trovare con immensa gioia Cristo Signore, luce da luce. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate, annunciate il Vangelo del Signore. Rendiamo grazie a Dio.